feel the rain on your skin. Devo togliermi questa canzone là. Galentine. Oddio. Buongiornissimo e buon lunedì, oggi comincia una nuova settimana, c'è un tempo grigissimo, non si può fare niente, siamo nell'inverno, l'inverno pieno e questa è la maggior parte delle giornate, davvero devo farvi vedere, cioè proprio non si vede nulla nel raggio di tipo un metro, bello, bello, in realtà sono carica, sono contenta perché la giornata inizia con un cappuccino che mi sono fatta da sola in casa con la mia cappuccinatrice, quindi già sono contenta. Sto bevendo gli ultimi gocci prima di dover partire perché devo uscire fra tipo un minuto, però volevo salutarvi e augurarvi un buon inizio settimana. Un altro cappuccino e in questa tazza, quindi già direi ottimo. Ottimo lunedì mattina. Dovrebbe essere abbastanza normale come settimana, solo venerdì abbiamo tipo il meeting mensile un po' in cui ci parlano delle novità in agenzia a livello più di gruppo. Questa settimana farò una cosa strana, cioè che ho preso dei giorni di smart visto che appunto il meeting questo qui di venerdì, voglio farlo in presenza, farò martedì come la giornata di lavoro da casa, il che potrebbe scombussolare un po' la settimana e potrei arrivare tipo il venerdì super stanca, perché di solito è bello sapere che faccio qualche giorno di lavoro in ufficio super intenso e poi magari riesco a rallentare un po' il ritmo per la fine della settimana, perché lavorando da casa alla fine cambia poco, la differenza è che il ritmo è un po' più mio, posso svegliarmi un po' più tardi, farmi il mio caffè, stare a lavorare un po' sul divano, quindi è proprio un inizio di giornata un pochino più lento. Quindi vediamo questa mossa se avrà un senso. Oggi dopo il lavoro non ho nemmeno niente da fare, torno a casa, faccio un po' di cose utili e un po' mi rilasso, fine. E niente, detto questo, devo scappare, poi tanto ci riaggiorneremo. Buona giornata e buon lunedì. Let's go. God. Questo tempo assolutamente orrendo. Questo è il cielo oggi. Questo. Questa cosa informe. Veramente top. Ma va bene, non ci lasciamo certo scoraggiare da un po' di nebbia. Potrà comunque essere una splendida giornata, anche se davvero non si vede una cippa. Una cippa. Let's go. OTD oggi grigio, sono anche in, cioè, coordinata con il cielo. My clothes on the floor like J-Lo. Billy Roo shine bright like a halo. Sunsets like, where did the day go? Yeah, where did the day go? Double book, never learned how to say no. Breaking down, maybe I need a break though. Cause my mind's dried up like Play-Doh. That's okay though. I'm a bad bitch, better than my habits. Buongiorno, oggi sono qui a lavorare da casa. Oggi è work from home day, perché questa sera ho la cena con le compagne di uni, che non è abbastanza subito dopo il lavoro per andarci direttamente, quindi sarei dovuta passare da casa ma poi fare le cose di corsa non aveva proprio senso oggi. Esco dal lavoro alle 6:30, ora che sono a casa sono le 7:30, appuntamento cena era alle 8:30, quindi potevo tipo tornare a casa alle 7:30, avere mezz'ora e poi tipo correre di nuovo fuori casa, che però sarebbe stato più stressante che altro. Quindi lavoro da casa oggi, tra l'altro sono arrivata prima dell'inizio del lavoro, adesso sono infatti le 8:21, perché prima vabbè ho girato un paio di video, un paio di cose, ma questo lo faccio anche nelle giornate in cui vado in ufficio. Questo è proprio il momento che sfrutto per tenere in vita il mio progetto personale e riuscire a farlo combaciare. Non ho problemi a svegliarmi alle 7, alle 6:50 ogni giorno, anche quando potrei dormire fino alle 8:15 se volessi. Però in questo poco tempo sento di dover fare tutto, cioè vorrei usare questo tempo per fare sport, perché molti di voi mi hanno consigliato di farlo la mattina per riuscire a conciliarlo al lavoro. Il problema è che la mattina è il momento che uso per editare i video, fare un paio di stories in cui dico buongiorno, ciao, girare i reel, le clip queste per i vlog, quindi non so, vorrei veramente avere tipo un doppio a volte, sarebbe super super utile. Si può? C'è un modo? Adesso invece ho una telefonata con la mia commercialista, perché sì, oggi è giornata di adulting, devo capire come si fanno le fatture elettroniche e poi quelle anche elettroniche per clienti esteri, visto che alcune delle collaborazioni che faccio sono anche con clienti esteri. E tutto questo perché per il regime forfettario in cui sono io in partita IVA, insomma una cosa molto poco entusiasmante, per chi non se ne intende, e non è che nemmeno io me ne intenda, semplicemente ce l'ho da 6 anni questa partita IVA, quindi ho dovuto capirci qualcosa, ma i dubbi sono sempre tanti. Il commercialista deve essere un lavoro iper complicato, non l'invidio. Da questo gennaio si passa a dover fare le fatture elettroniche, mentre io le ho sempre fatte cartacee, quindi su un documento, su un PDF che inviavo. Invece adesso devo farle tramite il portale online, quindi devo semplicemente provare per la prima volta. Mi butto nel magico mondo delle fatture elettroniche
E poi giornata normale di lavoro, mi sono preparata il mio solito caffè americano che sta tipo strabordando, non so se... eccolo, oh, nettare degli dèi. Poi oggi c'è un tempo assolutamente orribile, forse un po' si intravede tipo bianco, nebbia e il nulla cosmico, quella cosa là dietro. Vabbè, niente, sono pronta in postazione, carichissima, anche se sono le 8 e adesso 25, ma siamo pronti per questa giornata. Ancora più motivazionale è il fatto che dopo la giornata lavorativa avrò il magico sushi con le mie compagne di università, perché appunto è arrivato il momento della nostra reunion mensile, che ci vuole. Tra l'altro mi sa che la prossima dopo questa invece sarà il compleanno mio di Luna, perché compiamo gli anni appunto un giorno dopo l'altra, quindi di solito festeggiamo tutti insieme con anche le compagne di Uni. Devo anche capire cosa cavolo fare quest'anno, dobbiamo parlarne stasera a cena, perché effettivamente il momento è vicino e ogni anno non sappiamo mai cosa organizzare, però almeno siamo in due, quindi siamo in due a pensarci insieme. Quindi sì, c'è anche il planning per il mio compleanno. Compio 26 anni quest'anno, raga, io ho iniziato il mio canale, questo canale, che avevo 17 anni. Mi sento vecchissima. Cioè, quanto è volato questo tempo? Non lo so. Vabbè, ok, sto straparlando. In realtà la mattina quando mi sveglio presto sono iperenergica. Anche la sera sono iperenergica. Il problema per me è tipo il pome. Il pome dopo pranzo mi viene un momento di abbiocco, le energie danno al minimo. Basta, finite. E quindi sì, però adesso la mattina sono anche un po' iperattiva, perché mi attivo subito, faccio mille cose, quindi ok. Zen, comincia la giornata. Commercialista, poi dal 9 e mezzo attacco con il lavoro e questa sera sushi. Perfetto finale di giornata. Since you wash your sheets, 'cause the only spoon you're doing is Dairy Queen. If you never text back or floss your teeth, oh shit, is that just me? I'm an HOTMESS, inbox full but I don't check. Drove by a gym and I'm out of breath. HOTMESS, HOTMESS. How many times have I worn these sweats? Try my worst, try my best. I'm an HOTMESS. Buonasera, sono qua in bagno che sto per appunto partire con la skincare. Mi sono appena struccata, in realtà oggi avevo un trucco molto leggero, però mi sono tolta il mascara, un po' i residui di trucco che avevo, e adesso inizia la skincare vera e propria. Pensavo di farla in diretta con voi perché in realtà mi avete scritto tantissimi su Instagram perché siete curiosi dei prodotti di Yepoda, e io nell'ultimo periodo li sto usando, un paio di mesetti che li uso non stop, e quindi ho pensato potesse essere un'occasione carina per fare skincare insieme in questo momento. Un po' di unwind a fine giornata, e appunto così vi racconto un po' come mi trovo, vi faccio vedere un po' i prodotti, anche perché veramente nell'ultimo anno si è parlato tantissimo di skincare coreana e i prodotti di Yepoda sono skincare coreana proprio per eccellenza. Comunque partiamo con la skincare vera e propria. Innanzitutto ho usato, vabbè, il primissimo prodotto, seguito poi da The Bubble Double, che è il detergente. Questo è il loro cleansing duo, proprio perché c'è per la skincare coreana questa regola base, che è quella della doppia detersione, quindi non solo se si è truccati, ma proprio sempre, sempre per davvero detergere la pelle in profondità. E quindi lo step 1, che è quello che ho appena fatto, è quello di usare questo, che è proprio un balsamo, questo qui, con olio d'oliva, olio di cocco, quindi è perfetto per struccare, anche il trucco waterproof, e in più appunto deterge la pelle e è iper nutriente e idratante, proprio la sensazione sulla pelle è fantastica. Poi appunto io uso un sacco di mascara waterproof, quindi questo è salvifico veramente, perché scioglie tutto. Quindi prima si fa la detersione con un prodotto a base oleosa, e poi invece ci vuole il secondo step, cioè quello del detergente schiumogeno. Questo contiene acido salicilico e melograno, che poi è quello che gli dà il colore rosso. Questo è piacevolissimo sulla pelle, dà proprio la sensazione di proprio pulizia profonda, profondissima. Poi ovviamente si risciacqua. Ok, ora che abbiamo deterso la pelle, passiamo al prossimo step. Un tonico in spray, cioè The Mist Have. Tanto il fatto che sia in spray, posso dire, è comodissimo, perché il tonico è quello step che mi perdo sempre facilmente per strada di solito, ma così è super rapido e piacevole anche sulla pelle, proprio rinfrescante. In più questo è anche utile proprio come ritocco per il make-up, super idratante e rivitalizzante. A questo punto il siero, ovviamente ce ne sono diversi in base alle esigenze. Questo qui è il Repair Hero, che serve a proteggere la barriera naturale della pelle e aiuta a prevenire anche l'ossidazione precoce, quindi l'invecchiamento cutaneo, che va sempre bene. Pop.
Poi contorno occhi che non può mancare per nessun motivo al mondo, ed è di Ice Cream. Come tutte le loro creme ha una texture proprio ricca. E ultimo step invece la crema viso, ce n'è ovviamente una per la mattina, una per la sera. Quella per la mattina è questa qui che si chiama The Make My Day Cream, e quella per la sera, che quindi useremo adesso invece, è The Midnight Magic. Questo ha un profumo buonissimo perché sa di lavanda. Le loro creme mi piacciono un sacco proprio perché hanno questa texture super ricca, come vi dicevo, e come ingredienti contengono cica, ceramidi e burro di karité. A proposito di ingredienti, una cosa che mi piace tantissimo di Yepoda è che tutti i loro prodotti sono vegan, cruelty free, fatti interamente da ingredienti naturali che però sono super di qualità e super efficaci. E quindi la cosa bellissima è anche che sono proprio tanto efficaci ma anche delicati sulla pelle, adatti a tanti tipi diversi di pelle. Skincare coreana approvatissima, mi sto trovando da Dio, e visto che appunto, come sappiamo, è una cosa super popolare al momento, super in hype, se anche voi avete la curiosità di provare i loro prodotti, mi hanno dato un codice sconto da condividere con voi, che è Mezzadri Winter, per avere uno sconto speciale del 20%, che quindi spero possa esservi utile. Detto questo, dopo questo momento relax, io vado, sono pronta per la nanna e vi auguro la buonanotte. Buongiorno, io oggi sono particolarmente sveglia, ho già avuto una mattinata super productive e devo ancora arrivare al lavoro. Però non so, questa settimana ho un sacco di energie, così, random. Sono anche contentissima perché vado al cinema a vedere finalmente Anyone But You, di cui stanno parlando tutti tantissimo. Che poi tra l'altro sono contentissima perché è tornata, grazie a quel film, a girare la canzone quella Unwritten, che in realtà è tipo del 2004 e che è una bellissima canzone, ci mette tantissimo di buon umore, quindi io sono contentissima per questa cosa. Ovviamente quella canzone è super in testa in questi giorni e finalmente vado a vedere il film. Poi in generale adoro le commedie romantiche, dicono che questa come commedia romantica sia particolarmente bella, quindi già meglio di così non si può. Quindi domani movie night con popcorn o qualcosa da sgranocchiare di accompagnamento, che è obbligatorio. Intanto però vado in ufficio cantando Unwritten. L'OTD oggi è un po' così, a scacchi, un po' black and white. Questo gilettino mi piace sempre un sacco, tra l'altro. E abbiamo un Ron che viene a fare intrusione. Tell me that it's my fault. Feel the rain on your skin. Ho sempre terrore che ci sia qualcuno quando esco dall'ascensore dopo aver fatto questo. Basta, ce l'ho in testa. Basta, devo togliermi questa canzone. I didn't know all the times that you called me to be closer. Wish I paid attention. I should have known. Friends dancing on tabletops. Hands in his head already saying that you forgot. È il momento di Galentine's. Per chi non lo sapesse, è tipo un Girls Valentine's Day. Quindi la versione tra amiche di questa festa, che di solito è conosciuta per essere più che altro per le coppie. Ma no, ho organizzato una serata a tema con Carlotta, l'ho invitata a casa, ho comprato un sacco di cose, quindi adesso arredo, preparo. Tanto vabbè, tavolo, mettiamo le candeline, piattino anche. Questi sono acquisti carinissimi, tra l'altro, che ho fatto apposta per la serata. Poi abbiamo dei dolcetti che ho comprato, quindi macarons e questi biscottini a forma di cuore. Adesso devo aprire questi e appenderli. Ho messo anche la luce rosa per fare atmosfera, cioè, ma quanto sono brava, ma quanto sono una host pazzesca per le feste, mamma mia. Tra l'altro anche abbigliamento, look super, super a tema. Oddio, sono carinissime. Devo capire dove metterle. Devo tipo incastrate, ovviamente. Ok. Dove lo mettiamo adesso? Devo capire. Ok. Ok. Ci piace, ci piace. Ci sta. E adesso manca l'ultima parte, ma non per importanza, cioè quella del cibo. Allora. Ok. Fare danni. Tra l'altro, oltre al cibo, vorrei provare a fare dei cocktail un po' particolari, però vediamo se ci riesco. Ho comprato del succo di melograno per farli rosa, cioè, mamma mia, veramente, sono molto molto fiera di me. Oddio, è troppo in alto il bicchiere. Oddio. Ok, eccoci. Verrà bene.
scopriremo. Ho anche preso le decorazioni rosa per il bordo del bicchiere. Ma li lavo perché non li uso da un po' questi bicchieri. Poi invece altra cosa che sto preparando sono le pizze. Sto facendo delle pizze a forma di cuore, o almeno cioè quello sarebbe l'obiettivo. Non sono sicura che ci riuscirò, però ci possiamo provare. Se no saranno delle pizze senza una forma particolare, che sono comunque buone, quindi non direi che non si può sbagliare. A questo punto finisco i preparativi con voi, proviamo a fare questi cocktail, vediamo se vengono buoni. E poi proviamo a fare la pizza a forma di cuore. E Carlotta dovrebbe portare un dessert, anche se appunto ha preso un po' di cose sparse. Ah, erano carinissimi anche questi. Però non credo né numero uno che avremo tempo per vedere un film, né numero due che avremo spazio per i popcorn dopo la pizza. Quindi direi che questi restano per un'altra situazione, perché sono comunque carinissimi. Ah, ecco cos'altro, ho trovato dei biscottini della fortuna. E ho pensato, cioè, sì, li voglio. Io voglio che i miei ospiti se ne vadano da casa mia con un biscottino della fortuna. Magico e meraviglioso. Oddio, questo non so se porta fortuna, l'ho rotto. Vabbè, questo è mio. Aspetto Carlotta ovviamente e poi facciamo la nostra Galentine's Night. È la prima volta che faccio una cosa del genere, è super carino secondo me. Lo dico sempre, ma per me è super importante segnalare che alla fine San Valentino, anche non in coppia, anche da single, in qualunque situazione lo passerete, per me è semplicemente una scusa per passare questo periodo un po' più con questo focus sul amore, che sia appunto con un'amica e farsi una bella serata, guardare una commedia romantica che è sempre divertente. Il concetto di self love, quindi fare la skincare con calma, prendersi una serata per una maschera viso, quel tipo di cura del sé, però può veramente essere in qualunque modo lo vogliate fare. È un momento, secondo me, febbraio un po' per rallentare, da godersi in questo modo, e poi è piena di cose rosse, rosa, cuoricini, cioè è proprio, è una bella estetica, a me piace San Valentino. Lo so che è una cosa un po' commerciale e un po' consumeristica, però mi piace, non ci posso fare niente. Mi piace l'amore, mi piacciono le cose colorate, mi piace organizzare delle feste a tema tipo questa. E poi soprattutto, altra cosa, febbraio è il mese del mio compleanno, quindi cioè, per come la vedo io, San Valentino è un po' insieme al mio compleanno, forse anche per questo che mi piace. E poi anche invece, se sei in relazione, avere una scusa carina per uscire, fare un appuntamento, una cenetta un po' più speciale del solito. È bello avere occasioni per festeggiare, per me, in generale, qualunque occasione per festeggiare. Mi piace trovare magari dei modi un po' originali, cercare delle idee nuove, ispirazione, rende la vita un po' meno noiosa. E basta, adesso ho chiacchierato abbastanza. E quindi niente, spero che passerete un super febbraio, che vi godiate appunto un mese di festeggiamenti e di amore per il mio compleanno, che è un'occasione incredibile, e con tutte le persone che amate e che avete nella vostra vita. E basta, adesso vi lascio con questa visuale dei preparativi, che spero vengano bene, e della nostra Galentine's. Prima di salutarvi ufficialmente e dirvi che ci vediamo la settimana prossima, tra l'altro la settimana prossima c'è il tradizionale mukbang di San Valentino, quindi facciamo un po' un appuntamento galante, e anche questa è un po' tradizione, ma semplicemente chiacchieriamo per una ventina di minuti mangiando qualcosa. Vi ho lasciato su Instagram il box domande per darmi spunti di conversazione, quindi ovviamente sarà appunto una chiacchierata tra me e voi. Quindi preparatevi venerdì prossimo un buon pranzetto, un buon spuntino, qualsiasi cosa, e mangiamo insieme. I love you. Manca anche una playlist a tema, adesso la cerchiamo. Se c'è tipo una playlist Galentine's, non posso essere la prima che ci pensa. C'è una playlist per qualsiasi cosa, raga. C'è una playlist per tutto. Anche per Galentine's. Incredibile. Alexa, riproduci Spotify. Ecco Spotify.
blank space before you reach it for something and this feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. No one else can. We both begin. The rest is still on me too. Alexa, metti What Makes You Beautiful. Non posso né bere né mangiare. Lo farei se potessi, ma non posso, quindi non lo faccio. No, no one more. Everyone else but you. Maybe a light of my world like nobody else. You don't know. Oh oh. You don't know you're beautiful. Oh oh. That's what makes you beautiful. Buongiorno, siamo arrivati a venerdì. Fantastico, io sono contentissima di questa cosa. Finisce la settimana, oggi è l'ultimo giorno, oggi sono in ufficio, anche perché c'è la riunione di cui vi parlavo, il monthly meeting, quindi riunione un po' mensile, dove si parla di novità varie, qualcuno propone un po' di scouting per nuovi talent da acquisire in agenzia. Una volta ero in smart, non mi ricordo per quale motivo, ho provato a seguirlo da casa ed è complicatissimo perché si sente male col fatto che hanno riunione con tante persone, è molto molto difficile da seguire da casa, quindi ho detto mai più. Scusate il casino, intanto dietro c'è il caffè che sta, come si dice in italiano, brewing, cioè tipo si sta facendo, si sta, adesso lo cerco, brewing, traduzione, tipo infuso. Fare un infuso, no, però non era esattamente. Vabbè, insomma, ok, si sta preparando il caffè lì dietro. Basta, niente, ultimo giorno della settimana, io sono stanchissima, è stata una settimana molto molto bella. E tra l'altro sta iniziando febbraio, fra pochissimo c'è il mio compleanno, quindi saranno settimane piene e super entusiasmanti. Però ora sono KO. Quindi direi che oggi serve proprio la mia playlist Girl Boss. Ve ne parlavo su Instagram del fatto che io uso tantissimo la musica per caricarmi quando la mattina ad esempio sto andando al lavoro e ho bisogno di energia, e ho questa playlist su Spotify che si chiama Girl Boss Work Day. Ci sono anche 817 di voi, l'hanno anche salvata. Bene, così possiamo essere twinsies e ascoltare le stesse canzoni e caricarci insieme per essere del super girl boss. E niente, sì, servono per quando serve quel po' di sicurezza in sé in più, quel po' di carica. E oggi veramente ho un sonno infinito, quindi serve. E ascolterò questo nelle cuffiette mentre vado al lavoro. Già mi sento più carica. Buona giornata, io vado. E finiamo questa settimana insieme e la concludiamo con un weekend super rilassante, perché ne ho bisognissimo questa settimana. Quindi cheers, vado in ufficio.